Un evento nell'evento sarà il presepe vivente in programma fermo sabato 28 e domenica 29 dicembre. All'interno del Natale, per la prima volta, la scenografia naturale delle cisterne romane ospiterà una natività messa in scena dalle 10 contrade della Cavalcata dell'Assunta, a realizzare un desiderio che l'amministrazione aveva fin dal suo insediamento. È nata 5 anni fa, con Francesco avevamo pensato di portare il presepe vivente qui dentro le cisterne romane, ma non ci eravamo mai riusciti. Quest'anno, grazie all'apporto del nuovo regista Adolfo Leoni e grazie soprattutto all'impegno dei ragazzi delle contrade e della cavalcata ci siamo riusciti. Io penso che sia un evento veramente emozionante e invito fermani e non a venire a vederlo veramente. Possiamo dire che quindi la cavalcata davvero ha un alter ego in inverno rispetto a quello che è il 15 agosto? La cavalcata non solo ha un alter ego in inverno, la cavalcata è impegnata 365 giorni all'anno e non si ferma mai, le manifestazioni a cui partecipa sono molteplici e penso che sia il fulcro comunque del Comune di Fermo. La sfida è importante, soprattutto considerato il fatto che si è partiti nell'organizzazione con soli 40 giorni di anticipo, ma le contrade tutte si sono dimostrate entusiaste e si sono subito messe al lavoro, hanno trovato le risorse, i figuranti e tutto quanto sarà necessario per dare vita a 12 scene di genere che, come in un viaggio, condurranno i visitatori attraverso le 12 sale. L'umana avventura, intesa come percorso che si aprirà con la testa di Giove, ospitata nella Pinacoteca Civica di Fermo, terminerà nell'ultima stanza dove si troverà la Sacra Famiglia e tutto sarà guidato da tanti cantori, uno per ogni ambiente, che leggeranno un testo scritto dal regista della Cavalcata e del Presepe, Adolfo Leoni. Il luogo è estremamente suggestivo e emozionante di per sé, no? Le cisterne romane, però con diverse difficoltà. Però poi abbiamo trovato le 10 contrade e le corporazioni delle 10 contrade subito disponibili, lavorando sulla loro passione, sulla suggestione e su un testo che ho scritto per l'occasione, che si intitola Quella notte. Cercheremo di fare una cosa bella. Un viaggio, sarà concepito come un viaggio all'interno appunto di questo che è un po', rappresentano un po' le viscere della città di Fermo. Quindi quale sarà l'impatto da parte del visitatore? Ma noi cercheremo più che di stupire, di emozionare, quindi anche di commuovere. Commuovere come? Commuovere nel senso latino, di muovere insieme, e infatti faremo questo, un viaggio vero e proprio. L'umanità da sempre ha cercato una risposta, no? Adesso si può essere credenti o non credenti, però 2019 anni fa qualcosa è successo. I laici lo riconoscono come fatto storico, i cattolici dicono che un Dio si è fatto uomo, quindi ha invertito la situazione, è venuto vicino a noi. Allora, dalla richiesta di infinito della prima sala fino alla risposta del cristianesimo dell'undicesima sala. I costumi saranno quelli del 400, gli stessi utilizzati per il palio, seppure la scelta non è stata scontata, ma a far decidere il regista in tal senso è stato un quadro di Vincenzo Pagani di quel periodo. Ad accompagnare l'evento alcune corali cittadine, quelle delle parrocchie di San Domenico e Sant'Alessandro e quella di Fra Marcellino. Una componente essenziale nell'organizzazione è stata rappresentata dalla Sistema Museo, che gestirà l'afflusso alle cisterne e la biglietteria nei due giorni del 28 e 29 dicembre, consentendo di visitare il luogo simbolo della città come di consueto ai turisti dalle 12 alle 15:30, mentre chi vorrà vedere il presepe potrà trovarsi in via degli Aceti all'ingresso delle cisterne dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18:40, dove ogni mezz'ora sarà ammesso un gruppo di visitatori.